Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 27 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Via la pigrizia, si corre al lavoro. Un po' impigriti, specie se ieri sera avete fatto tardi, oppure indugiate in un bel sogno, dono della luna romantica in dodicesima casa. Attenti, Venere la sta già strapazzando con un'opposizione, con la solita dolcezza, naturalmente, sufficiente tuttavia a ricordarle che non è weekend, se ieri avete fatto tardi fatti vostri, il lavoro vi chiama e non avete scuse, tanto più che le incombenze in agenda oggi saranno davvero tante e per giunta pesanti. Veloce per vostra fortuna il tragitto casa-lavoro, non solo a piedi o in bici. Anche in auto ve la cavate fortunosamente, grazie alla protezione di Giove e Urano in sestile. Idee originali sostenute con discorsi che lasciano il segno, le vostre parole impressionano favorevolmente chi sta sopra di voi e catturato dal progetto decide di darvi carta bianca. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore. Di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Lavorerai meglio da solo. Difficoltà con il partner o con un socio. Azioni guidate dal subconscio. Analizza bene i tuoi atteggiamenti e comportamenti. Nuovi amici sulla vostra strada, sappiate farvi apprezzare per quello che valete evitando gli eccessi. Stimoli nuovi e possibilità di colloqui nuovi per lavoro. Ottime possibilità di ottenere una mansione o un lavoro nuovo, non fermatevi però alle prime ipotesi ma fate in modo da scegliere solo quando avrete le idee ben chiare. Ci sono persone che oggi penseranno a voi, non angustiatevi troppo, sono pensieri positivi. Cercate solo però di non apparire troppo. Se la vostra vita è stata fino ad oggi come un'altalena, sappiate che alcuni di voi potrebbero oggi ricevere notizie inattese tali da stabilizzare il futuro. Tensione con il partner o con qualche amico che vi sta a cuore, ricordatevi di lasciare fuori i vostri problemi e di non scaricarli sempre sul vostro partner. Avevate riposto la vostra fiducia in alcune persone che si dichiarano sensitive. Vi accorgerete in giornata che si tratta di impostori. Meditate a fondo sulla vostra vita e le vostre situazioni, mettete in conto che dovrete adottare delle misure specifiche, forse dolorose, per risolvere vecchie questioni che vi trascinate da tempo. Ci sono stati troppi contrasti in amore per il passato, è giunto il momento della riscossa. Siate però comprensivi, non sempre si può ottenere ciò che si vuole. Non vi ferma nessuno oggi, con pianeti del calibro di Luna, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno, astri lenti e potenti, al vostro fianco, specie se appartenete alla terza e prima decade. La Luna in Acquario in particolare vi condiziona sul piano emotivo e sensibile. Lasciatevi guidare dalla forza delle vostre intuizioni. Vedrete che riuscirete a navigare meglio nelle acque di qualche turbolenza familiare, o anche affettiva. Che vi potrà capitare. In ogni modo, Plutone e Nettuno vi sosterranno con forza, facendovi apparire vincitori. E in generale il prospetto dei transiti vi vuole abbastanza favoriti sulla scena delle previsioni astrologiche. La Luna imbronciata in dodicesima casa bisticcia con Venere che vi vorrebbe sani, sereni e soprattutto impegnati su un lavoro gratificante. In conflitto con entrambe la coppia Giove-Urano in Toro, amica del vostro segno che solletica con un sestile realizzativo. E allora date vela a quella benedetta mossa e non restate lì a fare le uova in una situazione che non vi si confà, è tempo di cambiare stile di vita, dieta, lavoro, magari anche ambiente. Il mondo è così grande che avrà sicuramente un luogo ideale anche per voi. Amore ed Eros. I sentimenti non sono la priorità della giornata, almeno in senso felice e positivo, casomai c'è spazio per il rimpianto, la nostalgia di qualcuno con cui avete chiuso, forse troppo impulsivamente ora vi chiedete se ci sia ancora spazio per il rilancio.
Provateci, una mail o un messaggino non distruggeranno il vostro orgoglio, se l'altro risponderà positivamente la situazione si può ripensare, altrimenti toglietevi di mezzo. Avete fatto il possibile ma non sempre le cose finiscono come si vorrebbe. Stesso discorso per un flirt nato in azienda, qualcun altro l'ha notato e vi prende amabilmente in giro mettendovi un serio imbarazzo. Lasciatelo dire, in ogni caso se sono rose fioriranno e quelle d'autunno sono sempre molto profumate. Un magico Giove si trova al vostro fianco e favorisce la vivacità e la sintonia reciproca specie se siete nati nella seconda decade. È un fortissimo e coinvolgente Eros a dominare la vostra vita amatoria, sia che siate in una coppia stabile oppure se single. La Luna Aquario collabora a non farvi sfuggire nulla di quel che serve al vostro amore. Lavoro e denaro? Troppo insicuri per lanciarvi, sia a scuola sia sul lavoro avete bisogno di una spintarella, qualcuno che vi incoraggi a darvi una mossa. Avete talento, fascino, ottime capacità. Si tratta solo di credere un po' più in voi stessi e non lasciarvi stendere dalla prima critica. L'invidia serpeggia ovunque, notando quanto siete in gamba qualcuno tenterà di fermarvi prima che possiate soffiargli il ruolo. Creatività è il vostro fiore all'occhiello, lasciatevi guidare dall'ispirazione che vi prende la mano in qualsiasi momento, magari anche la notte, state per consegnare al mondo il vostro capolavoro. Benessere. L'aspetto fisico è splendido, la forma un po' meno. Siete nervosi e stanchi, soprattutto se per andare al lavoro o a scuola vi tocca un tragitto impegnativo che vi costringe ad alzarvi presto e magari anche a saltare la colazione. Qui urge riorganizzare le tempistiche, prendersela con calma al mattino, fare qualche piegamento o un quarto d'ora di meditazione e concedersi una buona colazione magari ascoltando un po' di musica, ecco i must per iniziare e proseguire bene la giornata. Provare per credere. Per lei, messaggio che vi lascia senza fiato, riempiendovi di stupore e di piacere, anche se vi spacciate per sibille veggenti, questo proprio non l'avevate indovinato. Per lui, auto o bici elettrica, costose sì, ma se sul fronte ecologico non volete parole ma fatti, questa è la via. Colore delle emozioni, rosa. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.